Siamo oggi qui a Partinico con agricoltori, allevatori e pescatori per far sentire la nostra voce, protestare contro le politiche agricole dell'Unione Europea, protestare contro il governo che non è al nostro fianco, protestare soprattutto contro la regione siciliana che ha tradito gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori. Hanno rimandato indietro 5 miliardi di euro del PNRR e non fanno nessun investimento in agricoltura, soprattutto per quanto riguarda una politica di sviluppo rurale e agrario seria. Degli investimenti per quanto possa riguardare i consorzi di bonifica, le dighe, gli acquedotti. Noi siamo qui oggi a dire basta. Noi vogliamo che il prodotto siciliano sia valorizzato. Noi siamo qui per dire che la farina di grilli messa in circolazione col decreto del 29 di dicembre, grilli, locuste, larve, vermi e tutta questa storia qui a noi non interessa. Noi vogliamo mangiare sano, mangiare siciliano. Si è arrivati alla fame, cioè non si può più produrre a queste condizioni, assolutamente. È vero, devo dire che in genere la classe politica del nostro comprensore, del nostro territorio, fino ad oggi non si è occupata fortemente di questi problemi. Oggi vedo la presenza dei sindaci e di tutto il comprensorio. Bene, finalmente attenzionano questo problema che è disastroso, ripeto, per gli agricoltori e per le istanze che stanno facendo, nella speranza che qualcuno ascolti. Credo che sia compito dei sindaci mettersi alla testa per fare da ponte con le istituzioni regionali, nazionali ed europee per dare seguito e salvare quella che è l'agricoltura e l'economia del nostro comprensorio. Non bisogna assolutamente adesso mollare, perché la battaglia deve andare fino in fondo. Noi adesso, non riconoscendo nessun tipo di istituzione, tantomeno i sindacati, perché li rendiamo responsabili negli ultimi 24 anni dei danni che hanno recato, a tal punto che siamo arrivati veramente proprio con l'acqua alla gola, che praticamente si mettono in discussione molte norme che hanno fatto sì di portarci in questa situazione. Noi cosa chiediamo? Appunto di mettere in discussione un bel po' di punti che ci danno la possibilità di poter continuare a lavorare e comprarci magari i trattori, non più quei contributi che sembra adesso che sia un chiacco a collo, ma bensì dal nostro lavoro. Adesso siamo stufi, siamo in tutta Europa, i nostri amici sono a Bruxelles, sono a Roma. Quindi noi chiediamo adesso che le partite IVA, l'artigiano e quant'altro si associ con noi, per come anche gli autotrasportatori, costretti a comprare il gasolio a 1,80 euro per poter lavorare. C'è qualcuno che si sta approfittando troppo di noi, la globalizzazione, la grande distribuzione, che dovevano essere i punti margine per darci una mano, ci hanno traditi. Poteri forti, statevi tranquilli, noi stiamo alzando la voce.